Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Nella palestra in cui sono iscritto, che frequento, abbiamo un pannello reclinabile davvero piccolino, è un 4 metri per 3, però io lo trovo uno strumento veramente molto utile per allenarsi. Il problema è che non sono l'unico a pensarla così e spesso ci ritroviamo in 3, 4, 5 ragazzi, tutti quanti a fare circuiti o fare blocchi su questo pannello. E a fine giornata, dopo 2 ore di sessione di allenamento, è stato più il tempo che ho passato a guardare gli altri che arrampicano che non il tempo che ho arrampicato io. E allora una possibile soluzione è il circuit training, cioè l'allenamento a circuiti. Cerchiamo in questo video di scoprire insieme di cosa si tratta. Il concetto è molto semplice: 5-6 stazioni di esercizi differenti da ripetere in circuito per 5-6 volte consecutive. E i vantaggi sono molti. Beh, intanto molti atleti si possono allenare contemporaneamente, basta metterne uno per ogni singola stazione, visto che si fa in circuito, non c'è mai pausa, non bisogna mai stare lì ad aspettare gli altri che finiscano. Il secondo vantaggio è che in base agli esercizi scelti e al carico che verrà utilizzato per ogni stazione, possiamo adattarlo al periodo, alla fase di allenamento in cui siamo, ad esempio il power endurance o l'endurance. Un altro vantaggio è che si varia un pochino la normale routine dell'allenamento e quindi gli atleti sono più ben disposti e più motivati ad impegnarsi. E un altro vantaggio non da poco è che scegliendo bene gli esercizi possiamo andare a lavorare su compartimenti muscolari differenti e quindi prima ad esempio impegnarsi sugli avambracci, poi sulle spalle, poi sul core, poi sulle gambe, eccetera, e quindi non ci si stanca mai e si riesce a completare il circuito senza grosse difficoltà. Per farvi un esempio pratico, io l'altro giorno ho creato un circuito con 5 stazioni differenti. Si cominciava con dei circuiti da 15 movimenti duri al pannello, io l'ho inclinato a 20 gradi, poi si passava subito all'heavy wheel per andare a lavorare molto sul core, ma anche sulle spalle e sui tricipiti perché è un buon allenamento multiarticolare. Passavamo quindi alla TRX per lavorare con i muscoli della schiena e soprattutto quelli scapolari. Infine, il campus board scaletta il più velocemente possibile per 10-12 secondi al massimo. E per concludere il circuito, la quinta stazione erano i salti in basso. I salti in basso sono un esercizio utilizzato moltissimo in atletica, sono un esercizio pliometrico che va a lavorare moltissimo sulla componente neurologica della forza e quindi andiamo a sviluppare grande forza senza però sviluppare ipertrofia, e cioè massa muscolare che si traduce in peso del corpo aggiuntivo. Ed ecco che invece di rimanere 2 ore più che altro a vedere gli amici che si susseguono al pannello e a fine sessione di allenamento aver fatto soltanto 7-8 giri, in questo modo sono riuscito ad aumentare di molto la densità e quindi anche l'intensità del mio allenamento, che è stato molto più efficace. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace, ti ricordo che mi trovi sia su Facebook sia su YouTube, quindi vienimi a trovare su entrambe le piattaforme. Io vi ringrazio, vi auguro una buona arrampicata, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!